Anche le cose divertenti si dimenticano quando tutto intorno ci parla di morte, di malattia. E allora in queste settimane è accaduto qualcosa che io non ho commentato, ma che poteva capitare soltanto a me. E cioè che Maristel Polanco, il nome ricorda qualcosa a qualcuno, era la capofila delle ragazze dette oggettine che andavano a pranzo da Berlusconi. Io lo incrociavo in quegli stessi pranzi, privi di altro che non fosse divertimento, battute, allegria, ragazze felici di stare vicino a un uomo potente e ricco, e la più allegra, la più festosa, la più divertita, la più... era Maristel Polanco, che aveva con me un rapporto di grande affinità, per dire, l'idea di essere allegri, di divertirsi. Aveva una simpatia istintiva, l'avevo vista in televisione, poi l'ho ritrovata da Berlusconi, anche qui, come accade, ma vi ricordate i produttori di una volta, i registi, i grandi registi, sia omosessuali sia eterosessuali? Luchino Visconti con Alain Delon, Pasolini con i suoi ragazzi di vita. E cosa c'è di male che uno, dopo aver fatto un film o uno spettacolo, vada a cena col produttore o col regista? Quindi tutto normale. E io ho sempre detto che era tutto normale, compresa la disponibilità sessuale, erotica, amorosa, scherzosa. E quindi quando ho visto da Giletti, con l'aria contrita, sia pure con i capelli rosa, parlare di pentimenti, parlare di sensi di colpa, e parlare della povera ragazza che è morta come se fosse colpa di Berlusconi, da parte della più allegra, più divertente, più divertita, che era Maristel Polanco, mi è sembrata una bizzarria, cioè un modo per cambiare registro, forse per ragioni che io non voglio giudicare, di visibilità o di tentativo di dissociarsi da quello che era stata. Però purtroppo, va detto a lei, va detto in maniera molto chiara, che pompino fatto capo A, nel senso che quando l'hai fatto, l'hai fatto. Puoi non fare il prossimo, ma non ti puoi pentire di averlo fatto. Ora, questo è sostanzialmente il tema per cui l'avvocato della Polanco ha stimolato la giovane ragazza a quelle larmi, io neppure lo sapevo, e il pubblico ministero giustamente ha chiesto l'archiviazione, perché io l'avevo detto nient'altro che il clima era un clima di divertimento, o il pompino è un peccato, o il pompino è una cosa di cui vergognarsi, o il pompino è qualcosa di cui non conosce la pratica, la funzione, la Polanco, non ha idea di cosa sia. Mi dispiace, sembrerebbe che non lo sapesse. E allora, nel raccontare questa storia, questo divertimento, io avrei avuto un'incontrollata aggressione verbale, avrei fatto, non ho aggredito nessuno, ho raccontato quello che sto dicendo a voi, il clima era quello, il clima era di una festa in cui c'è anche il sesso. Il sesso non è mai, non so, avete mai visto Satiricon, avete mai visto i film di Pasolini, non so, non si capisce. Ah, lì c'è anche malinconia, da Berlusconi non c'era nessuna malinconia. Che si sono concretizzate, dice l'accusa, e poi l'archiviazione di questa accusa, nell'utilizzo di termini gravemente infamanti, inutilmente umilianti. Perché uno è umiliato se è disponibile a fare l'amore? Cioè, se io dico che lì c'era un clima di ragazze disponibili, festose, umilio qualcuno? E cosa erano lì a fare? Erano lì a cena per che cosa? Per parlare di filosofia? Erano lì per parlare di politica? Quindi nessun termine gravemente infamante, inutilmente umiliante, che sarebbe il riassunto di quello che io ho visto con la festosissima, divertentissima, divertitissima Polanco da Cruciani, quindi per radio, con Cruciani che provoca, col linguaggio tipico di quella trasmissione. Io avrei detto che aveva fatto sicuramente dei pompini al Premier. Beh, effettivamente forse potevo anche non dirlo, ma non era nulla di infamante, non c'è nulla di male, insomma, il pompino di per sé non è un peccato, non è neanche una cosa disdicevole. E quindi non si capisce come uno possa essere processato o rinviato a giudizio per aver detto che un uomo e una donna possono avere delle pratiche orali. E nella fattispecie il clima, devo dire la verità, erano lì quelle ragazze per il divertimento del Premier, il quale qualunque cosa avesse fatto, e anche mantenendole, pagando loro l'affitto, non faceva nulla di male, se non garantirsi il divertimento, come uno che ha delle automobili. Ghedini, per esempio, non aveva fighe, ma aveva automobili belle, ognuno ha il suo... le donne sono più importanti delle automobili, ma il piacere è quello che uno prova davanti
alle cose, c'è qualcuno che si diverte perfino ad andare a caccia, andare a pesca, e quindi, era felice, li faceva, ho detto io, era felice, quindi ho parlato della sua felicità, e dov'è la... aggiungendo altri particolari di tipo sessuale parecchio espliciti, così ritenendo, al contrario di quel che sostiene la Procura di Milano, che tali frasi hanno superato il limite della continenza nell'esercizio del diritto di critica, ma non c'era nessuna critica, non c'era nessuna continenza. Io ho detto la verità di quello che accadeva, dello spirito dei luoghi. Descrivere la verità di una festa magari in cui c'è l'erotismo che si muove, non è critica, è descrizione. Io ho descritto, cara Polanco, il tuo divertimento, il tuo piacere, il tuo essere la prima, quella a cui insistentemente Berlusconi diceva amore, amore, tu amore, amore a lui, e basta, amore, 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 e pompino, 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 e cosa c'è di male? Amore, 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 pompino, 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 è descrizione, non è esercizio del diritto di critica. E allora il legale cerca di resistere alla richiesta di archiviazione dell'indagine in cui il parlamentare e il giornalista sono indagati per averla diffamata, ma nessuno la diffama, io non ti abbiamo diffamato, abbiamo descritto la tua euforia, bella, allegra, divertente, festosa, amore, 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 pompino, 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 amore, 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 cosa c'è di male? Tu eri lì per fare dei corsi di inglese o eri lì per studiare la cucina o eri lì per, cioè lì poi facevate anche la lap dance, perché cosa la facevate? Cioè perché eri lì? Perché eri lì? Perché eri lì? E quindi il difensore dice che tali espressioni sono, come dire, incontinenti, mentre invece il pubblico ministero, persona da bene precisa, soprattutto perché evidentemente si occupa della descrizione della realtà, dice che furono proferite con un linguaggio continente. Così ha motivato il PM nella sua istanza, significa che sono lecite, quindi che chiunque è libero di rivolgersi in tal modo a una donna, dice l'avvocato, ma io non mi rivolgo a una donna, io non mi sono rivolto a lei, ho detto quello che lei faceva, quello che lei era, e non c'è niente di male a fare l'amore, non c'è niente di male a essere allegri, non c'è niente di male, Marilyn Monroe cos'era? Con il presidente Kennedy cos'era? Era lì per fare piacere al presidente, che cosa c'è di male? Sarebbe critica, amore, 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 pompino, 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 ecco, cosa c'è di male? Cosa c'è di male, cara Polanco? Continua, continua a divertirti, continua, amore, amore, amore.